Santa Maria del Cedro ritorna il consueto appuntamento con la festa della raccolta. Protagonista il cedro, il frutto sacro per eccellenza, che nel corso degli anni, grazie alla costituzione di un consorzio, ha avuto un'importante evoluzione nella gastronomia e nella cosmesi, tanto da assumere un valore importante sui mercati internazionali. Alla festa della raccolta si inserisce in una serie di attività che il Consorzio del Cedro di Calabria mette in rete, anche perché abbiamo la responsabilità e la consapevolezza di capire che il cedro, proprio per le implicazioni di carattere culturale, può giocare un ruolo guida per lo sviluppo dell'intera Calabria. Una opportunità di lavoro per i giovani laureati, e siamo convinti che in una ottica di filiera allargata possiamo tutti quanti insieme e non da soli vincere questa scommessa. Al cedro, alla sua storia e ai suoi diversi usi, è dedicato un museo che in occasione della rassegna si è trasformato in salotto culturale di folklore e cucina, grazie alla presenza di due concorrenti di Masterchef che hanno realizzato piatti dolci e salati al gusto del mitico agrume, amato anche da Casanova e da D'Annunzio. Il museo, collocato all'interno del carcere dell'Impresa, un sontuoso maniero medievale, è un centro polivalente per la cultura e la cultura del cedro. Un turista che viene qui viene proiettato nell'immediato in un vortice, possiamo dire, di suoni, sapori e suggestioni mediterranee che sono incentrate su questo nostro frutto simbolo della Riviera dei Cedri. Abbiamo la possibilità di esporre al turista sotto varie sfaccettature quello che è un percorso agro, mistico e sensoriale che parte da una visita guidata qui al Museo del Cedro con i nostri collaboratori esperti e le nostre guide. Poi passiamo ad una degustazione di prodotti artigianali a base di cedro e passiamo poi con l'esperienza sul campo, perché noi portiamo proprio i visitatori a toccare con mano il frutto all'interno delle cedriere.